Salve e benvenuti in questo nuovo video. In molti, moltissimi in questa prima parte di stagione hanno mostrato ed evidenziato alcune lacune proprio della Juve a centrocampo, e puntualmente con l'arrivo del mercato di riparazione la Juventus ha già piazzato un colpo che secondo me non è assolutamente niente male, ovvero Thomas Rincon, centrocampista 28enne, quindi neanche un Matusalemme, del Genoa come tutti ben sappiamo. Purtroppo coloro che non hanno ricevuto da Babbo Natale il patentino per allenare in Serie A, e anche coloro che da Babbo Natale purtroppo non hanno ricevuto un contratto per essere dirigenti di un top club europeo, hanno etichettato Rincon come un centrocampista praticamente del cazzo, in poche parole. Perché? Perché magari si aspettavano un Iniesta, un Rakitic, un James Rodriguez. Sì, esatto, proprio i classici giocatori che si trasferiscono solitamente proprio a gennaio, non a giugno. E cosa penso di Rincon? Innanzitutto voglio premettere una cosa: quando nell'ultimo periodo era stato accostato alla Roma mi era tirato parecchio il culo, perché comunque, per carità, è verissimo che non è un top player, non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità in Europa o quantomeno sulla carta. Però ragazzi, è il classico cagnaccio, permettetemi di dire. Dotato anche di una discreta tecnica, perché non è che magari è come un Sturaro coi piedi storti. È un cagnaccio perché lotta su ogni pallone e in più ha anche un piede abbastanza decente. In molti hanno criticato la lentezza del centrocampo della Juventus e Rincon è comunque uno che dà corsa. È un cagnaccio che lotta su ogni pallone e dà il 1000% ogni partita. Magari va bene, non è Iniesta, non è Rakitic, non è chi vi pare, però comunque non è neanche un cesso. Un piccolo secondo di solidarietà per tutti quei tifosi del Genoa che nel giro di un giorno hanno visto andare via Pavoletti e Rincon. Se fossi stato un tifoso genuano avrei preferito una tacchettata ai coglioni, però fortunatamente non mi devo porre questo dubbio. Tutto sommato abbiamo speso anche relativamente poco, perché adesso è prestito oneroso di 2 milioni e poi a giugno mi pare ci sia l'obbligo di riscatto di 7, 8 o qualcosina in più. Alla fine, finché non si firma definitivamente il contratto, è difficile parlare di cifre effettive, però comunque non è una cifra da dire astronomica e sono 10 milioni buttati nel cesso. Per carità, è un investimento, però ripeto, è un giocatore giovane con una discreta tecnica, molta corsa e uno che lotta su ogni pallone. Come riserva della Juventus, secondo me, non è proprio tutto sto schifo. E poi non esclude un possibile arrivo di Witzel, e in quel caso secondo me sarebbe un'accoppiata mica da ridere per il centrocampo, perché arriva uno che corre, un cagnaccio con una discreta tecnica, e allo stesso tempo un bisonte, perché è un armadio a quattro ante, Witzel, dotato tecnicamente e con una certa esperienza europea. Quindi tutto sommato, per essere al mercato di gennaio, va bene. E invito a tutti gli esperti di calcio a guardarlo in azione con la Juve prima di fare delle critiche, che sono anche abbastanza inutili prima di vederlo giocare. Le critiche si fanno dopo. Adesso vediamolo all'opera e poi già a giugno commenteremo Rincon. Però al momento sulla carta io sono soddisfatto, poi magari farà cagare, però al momento come acquisto non mi dispiace. Detto ciò, se anche tu la pensi come me, ti invito a lasciare un mi piace, scrivimi qui sotto un commento dicendomi la tua riguardo questo giocatore. Se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al canale. Io ti mando un grosso abbraccio e, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Perché limitarsi a seguirmi solamente su YouTube? Innanzitutto mi auguro tu abbia apprezzato il culo della Nargi che c'è qui a destra, ma soprattutto ricordati di seguirmi anche su Instagram, Facebook e Twitter. Grazie per l'attenzione, so che sicuramente hai guardato fisso il culo della Nargi, ma vabbè, ti capisco, e nulla, alla prossima.